È tutto pronto per la settima edizione del raduno nazionale Fiat 500, auto d'epoca e trikers, organizzato dall'associazione Il Grottino, in programma domani 7 luglio ad Avezzano. Iscrizione dalle 8 alle 10.30, quindi la sfilata lungo il centro storico della città in direzione di Borgo Rose, dove il serpentone variopinto sarà accolto ed ospitato dal neosindaco Di Pangrazio. Ormai da anni l'Abruzzo accoglie una serie di questi appuntamenti sotto l'egida del Fiat 500 Club Italia. Quest'anno saranno ospiti della cinquecentina i mostri a tre ruote, appunto i trikers, guidati da centauri e da amazzoni con i loro abiti sgargianti, alcuni dei quali davvero curiosi. Ma il momento forse più interessante sarà l'incontro con i piloti della Lamborghini e della Porsche, che verranno festeggiati e premiati per il cinquantenario della nascita dei loro marchi. La Lamborghini non è mai stata vista come un'auto, ma come vero e proprio oggetto culturale ed è entrata a pieno titolo nella storia italiana e mondiale dell'ultima metà di secolo. La Porsche 911 invece proprio quest'anno compie 50 anni. È l'unica auto che può correre un safari in Africa, andare a teatro o percorrere le strade di New York. Sono le parole di Ferry Porsche che valevano 50 anni fa, quando nacque appunto la 911, ma anche oggi. In chiusura di giornata un'altra piccola cerimonia legata ai 150 anni dalla nascita di Gabriele D'Annunzio, che sarà ricordato degnamente. Ma alla fine i cinquini, come li chiamano gli appassionati, tra le vetture di interesse storico sono quelle più ammirate, e la loro festa è un raduno delle più variopinte, chiassose, pazze, strombazzanti, sgommanti auto che il secolo passato abbia potuto produrre, appunto la Fiat 500. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti.